rilevato, non ripelato, ha rilevato una vecchia trattoria, insomma una pizzeria, un ristorante, e vediamo quello che è successo. Insieme con Enrico Guarneri troviamo Cosimo Coltraro e Giovanna Criscuolo. Enrico Guarneri Litterio, prego. Ah, cosa di pazza, che mestiere fate cosa? Io ho preso una nuova gestazione, questa trattoria, e ancora ma cominciare. E, ristorante, trattoria, panineria, disco pub, birreria, ora funziona come solo trattoria per adesso, ora come slancio che mi ingrandisco, però se non ce la faccio troppo fate cosa. A stamattina avevo i piedi numero 40, ora l'hai 44. Hanno chiesto la separazione di scarpe per incompatibilità di dimensione. Ah, meno male. Ormai non c'è che un'ora, stiamo finendo, mi riposo un poco. Oh, anzi, ma riposo un poco, ma non hai da bagno. Alfio! Sì, mi cucino da bagno dalla cucina, scusate, che sta facendo un cuoco. Alfio! Ah, scusate, mi sta vibrando. Sta vibrando, scusate un attimo. Vediamo se suona. Che cane, non piglia, vabbè, piglia, non piglia. Vabbè, pronto? Buonasera, sono lo brutto. Non si piglia si collera, succede, non è che tutti siamo dell'Indelon. Cioè, che... No, cioè, sono Geremia lo brutto. Ma guarda, io me ne futo, non... No, non ci siamo capiti, forse non ha capito. È lo brutto Geremia. E che mi conta mia? Senti, dammi qua, sai, che ci penso io. Pronto? Pronto? Buonasera, mi chiamo Seminara. Seminara? Paraci tu. Senta, buonasera, il suo numero ce l'ha dato un nostro comune amico. Mi ha detto che da lei si mangia benissimo, stiamo venendo là per mangiare. Scusa, ma sta amico non si poteva fare i calicetti, scusa. Ah, caliceddi? Ci piacciono moltissimo, veniamo, sì, stiamo per arrivare. Che c'è un cazzo per mazza, capito? Va bene, d'accordo, d'accordo. Alfio, non ti lavare in mano, che non è venuto ancora. Resta chi mano ingrasciate, Alfio. Finalmente una bella idea, almeno una volta ogni tanto, a cena almeno per il nostro anniversario di matrimonio. Ma ti prego, dai, ti prego, lo sai che per te farei qualunque cosa, sì, dai. Sì. E poi abbiamo litigato, ma è un'occasione buona per fare pace, no? Vabbè, dai, l'amore non è bello, se non litigherello, tutte queste belle cose, sì. Su. Eccoci arrivati al ristorante, ti piace? Ah, è questo il posto? Vabbè. Romantico, veramente romantico, un tavolo, due sedie, complimenti, ma... complimenti. Essenziale, è così. Vabbè, va, chiama il cameriere, dai. Vabbè, sì, è maître, maître! Ma così non ti sente? Più forte! Cameriere! Ti prego. Cameriere! Ti prego! Cameriere! Ehi, trrrr! Grazie! Cameriere, trrrr! Ehi, il piede a tanto ce l'hai! Ti prego, faccio io! Maître! Se non ti sedia, maître 70! Se non ti sedia! Buonasera, sono lo brutto. Avevo telefonato poco fa. Si vede, non c'è bisogno che lo dice, guarda. Ah, lei che l'ha telefonata? Sì. Ah, sì, ho capito. Siamo arrivati, vorremmo mangiare. Ci porta il menù? Sì. Come? Ci porta il menù? Il menù? Cosa ha detto? Scusa. Alfio, che c'è un'altra coppia che vuole un menù? Cos'hai detto? Il menù, ma... Senta, ce la può portare? Mi porto sopra... Alfio, un menù! Dove schifo mi ha portato? No, ma ti rendi conto? Qua messo al contrario, le posate che devono essere qua, queste là! No, ma non ti preoccupare! Non ti preoccupare! Guarda, è un po' schifo, me l'ha detto il mio amico! Schifo! Sì. È particolare questo signore! Perché non è un po' particolare? No, non c'è. Che strano, mi sembra. No, niente. Ma cara mia, mi pare da caruscino, ma non ci abbiamo visti mai noi? No, mai, noi non ci siamo mai visti, guardi. Allora, guardiamo. Allora, mi pare che. Scusa, lei che mestiere fa, scusi? Io? È curiosa come domanda. Io sono un rappresentante di vini. Lo conosce chi sono? Scusi, ma caro di vini stranieri? Particolarmente vini stranieri, io commercio in vini francesi. Sì, chi tu da vino Grand Bordelais, Grand Cul de Tosordo? Ibe, guarda, c'hai a fare scherzo a chi sta che ce l'hai a fare a pavare. Scusate, che mi sta vibrando.
Scusate. Sì, ma poi prendiamo questo, che ne pensi? Pronto? Ah, crocifissa, mia moglie. Ecco, prendiamo questo. No, croce, senta, no. Senta, dovremmo ordinare. No, croce, non posso venire ora. No, la viene uno con una, cacca, due. Sì, sono in due cliente. Senta, sì, un tortellini. Paio di... Eh? Tortellini. Un paio di ore ancora, crocifissa. Sì. Come? No, non tu mettere, un bed bollo, non tu mettere ora. Mora è ghiacciata. No. Senta, sì, ghiacciata. Prendiamo le penne. E chi sei, una vipera? Non ce n'è. Non c'è. No, mettetela tutta. Certo, dura, che stai con bed bollo, more. Come tutta è vecchia, non ti preoccupare. Tanto come arrivo andai a scicchi in gordo io a tutta la cosa. Senta, lasagne. Stai tranquillo, crocifissa, sutta tutta, mettiti un reggio cazzo che mi piace. Sì. Croci, non ti scordare da domani la stufa andare a Sanzeletto. Fammela trovare cauda cauda a Sanzeletto. Come picchi? Capo mi ghiaccio il culo mio. Senta! Cameriere, ma insomma che cosa c'è di fresco? Scusa, di fresco? A vernice di mura. Croci, devo chiudere, cacci sul conduito. Non ne farò parare. I tovaglioli sono sporchi. Strano, oh. Strano che? Perché ce l'hai data a 5 prima di 4. Oggi nessuno si è lamentato, se di prima. Schifo. Schifo. Senti, ma poi, ma che ce li ha portati a fare sti menù? Non c'è niente di quello che c'è scritto. No, non c'è niente. E allora perché ce li ha portati? Capi chi mi tu un altro, no, perché me l'avete chiesto. Ma allora no, non dovrebbe nemmeno averli. Ma infatti non ci tengo, però siccome sa ciò che fa raffineria del locale, ci furti al ristorante che faccio, che non c'è niente. È un'indecenza. Guardi, non, guardi, non capisci il significato della parola, però dottore non mi piace io. Insomma, noi che cosa dobbiamo mangiare? Se, mi poco, vede che cosa c'è da mangiare, per favore. Cioè, vado, vado, vado a chiedere, vado a chiedere. Faccia così, vado a chiedere a chi se ce la vai a far pagare. Addio! Come ora ci penso io a chi sto, ma ancora mi telefonavo, ma restavo un numero memorizzato. Io basta che lo trovo, che ha memoria, che per sa memoria. Eccolo qua. Ecco. Cioè, aspetta, mi vibra il cellulare. Rispondi. Scusami, pronto? Pronto? Sì? E senta, stai parlando con il rappresentante di vini? Sì, sono lo brutto. Sì, si sente dalla voce già. Prego. Senta, scusi, lei che cosa c'ha? Vini stranieri? Sì, io commercio vini francesi, mi dica. Vini francesi? Sì. Cioè, non mi dicesse che c'ha anche il Grand Bordelais Grand Cru de Tossor? De Tossor. Ce l'ha? Ce l'ho, ce l'ho. Grand Bordelais Grand Cru de Tossor? De Tresor. Annata 1975? Sì, ce l'ho, ce l'ho. Ventennia del mese di ottobre? Sì, sì, lei è un intenditore, ce l'ho, ce l'ho. Da prima chinicina di ottobre? Sì, ce l'ho. Esposizione da vignetta a Menziano? Beh, proprio quello non me lo guarda. Ce l'ha? Sì. Mi faccia una cortesia. Mi pigliasse una bottiglia e stava per casa uno sta per lei. Ma che faccio? L'hai finita? L'hai finita? Ma l'hai educato? Lo vuoi spegnere questo cellulare mentre siamo a tavola, per favore? No, ma... Cameriere! Maître! Ti prego, maître! Sì. Maître! Caso. Sì. Per favore, Insomma, se non c'è niente di quello che ti ho scritto su me, ci consigli lei, almeno? Scusa, è onesta, è stato una cucina, dopo cocca, che è stata a fare telefonata anonima, scusi. No, non credo, davvero. Allora, aspetta, in cucina a parlare col cuoco, no? E che cosa c'è? Allora, come primo piatto vi possiamo portare un bello piatto di penne alle notti in bianco. E come sono fatte? Sì. Chi sto non lo saputo? Ah, è un segreto del fuoco! Non lo sapevo, ma un guido come c'era in esce. L'unica cosa che possiamo garantire è che con una razione di chiste tutta l'antata è passata in bianco. In bianco? Sì, non nel senso che si senta male, di accettamento che chi sono. No, vorremmo qualcosa di più leggero, ecco. Ah, e non ci posso consigliare una razione di legumi del Mavaro. Ma perché si chiamano così? Perché per sapere come sono fatte ci vuole un Mavaro, perché non si capisce. No, più leggero. Una cosa più leggero? Ci posso dare un bello brodo di pollo all'inglese? Ecco, già, è interessante. Ci piace? Prego. Sì. Ma... E come è fatto? Ci dica. State parlando con me, Sì. Guardi, è facile facile. Si piglia una cazzalora. Come? Una cazzalora. Sarebbe? Sarebbe praticamente pignata, detta volgarmente pignata, che quando uno dice, a pignata,
La riempie di acqua, non fino al lollo, fino... Cioè, non china fino al lollo, che poi si butta di fuori. No. Quanto due dita più sotto del lollo? No, la, sì. La mette sopra il fuoco? Sì. Quando Ida sta spaccando uglio... In quel momento preciso piglia quanto un mezzo pugno di sale, ce lo butta, ce lo ha una remanata, nel frattempo piglia una coscia di pollo, non ha importanza, nuova, usata, ma no, che può dire, non ha importanza? Gallina vecchia fa buon brodo. Da parte dell'osso da coscia ci attacca un spago, con un spacco uglio che c'è bisogno di piglia ciucala. Due minuti a modo, due minuti fuori. Due minuti a modo, due minuti fuori, dopo un quarto d'ora ci viene un brodo fatto all'inglese, come te. Una no, cosa leggera. No, grazie. Sicuro? Sicuro. Alfio, due razioni di pollo all'inglese! No! Ma avevamo detto no! No, stia tranquillo, se vedasse come era leggero. Vabbè, ci stavi pigliando subito. Ti prego, cara, ti stai calmo. No, ti prego. Io non ce la faccio più! Ma è particolare! Ma che schifo, guarda che schifo! Gli occhi sporchi! Io non ce la faccio più! Ma dove schifo mi ha portato? Guarda, veramente, ti prego, è indecenza! No, lui... È un'indecenza! È particolare, lui... Mi sono tutta sistemata! Mi ha fatto arrivare fino a qua! È una schifezza, Sallicco, la prego, siamo pronti, vero? Ma caro Lugna, Sallicco. Sì, vediamo una mano, sì. Vediamo una mano, ecco, cara. Sì. Ecco qua. Originali all'inglese. Sì, grazie. Scusavo questo. E perché è roba nuova, signora Rosa? È blu. Pollo nobile, sangue blu. Ma è sicuro che è buono? Che fa? Sta scherzando lei? Cavolo, ho tutto bene a mangiare silo. Sì, grazie. Basta così, grazie, basta. Sì, abbonata. Signora, su mucazzo. Va bene così. Va bene così, grazie. Stava rubando. No! Che cos'è questa schifezza del brodo? Brodo di pollo all'inglese. No! La prego! Cos'è? Che c'è? No! Che? Che Che cos'è? Che schifo è! Sì, non stai capendo, sai? Il nome locale, mai sta cosa il nome locale. Alfio! O trovai un parrucchino! Devo cercare chi vuoi! Lo trovai. Tre giorni qua cercavamo. Desgraziato! Ogni volta che ha stranuto c'è scopo lo parrucchino, no? Ecco. La prego, porti via tutto. Via, cambi piatti. Ci cangio subito. E che siamo? A questo siamo. Via. Ecco così. Ma che fa? Porti via. Ma che ci fa schifo? Sì. Ci fa schifo il parrucchino di altro. Sì. Che veramente avevo ragione, io andate a stare di crocchio. Che schifo! Porti via, su! Porto via. Cambi questi piatti, via! Ce li cambio subito, eh? Oh, io mi sto sentendo ti prego, male. No, ce li cambio che siamo esperienza. Male, ti prego, stai calma. Ce li sto cambiando. Sì, grazie. Ce li cambia. Queste i pigliai dell'altra pignata direttamente. Grazie. Sicuro di averli cambiati. Ma che fa scherzi, il buon nome del locale, uno è un tavolo. No, ce li ricambi di nuovo, guardi. Un'altra volta vuole cangiare, un'altra volta. No, è per sicurezza, così. No, è la signora che si impressiona, che non c'è bisogno. Ti prego. No, ma è una... Ma è perché caratteristico? Ti ricordi quando siamo andati alla parola? C'è la stessa cosa. Ecco qua, ci pare che facciamo come l'altro locale che ci portano sempre lo stesso piatto. No. Ecco, signora. No, guardi, facciamo una cosa, basta più. Non vogliamo più. Ma ci metto un docundo, ci metto però un docundo. Sì, io metto il punto. Non l'hai portato tre volte. Allora, mi dasse che accomodo altri clienti. Che cosa c'è come secondo? Come secondo, guardi, ci potrei consigliare un bello coniglio. Coniglio. Ci piace coniglio? Sì, ma fatto come? Al sugo. Per darci un sapore qua facciamo il sugo noi altri, ma veramente una cosa, una grande, un sugone che è una grande specialità. Un sugo mondoato. Va bene. Lo posso prendere? Sì, vado. Alfio! Due conigli al sugo per i signori!
3,70 se non zaffiamo. Sì, sì, va bene. Scusi, ci è sembrato di sentire un gatto. Sì, vero. E allora? No, dico, il coniglio, il gatto, non... Scusa, ma lei che sta pensando che io ci dasse un gatto a posto del coniglio? Ma che faccio scherzando lei? Ma io... ha detto che c'è un gatto in cucina! Sì, ora... E poi che appare su, c'è questo gatto. Come Tommy? Gli abbiamo cercato su, c'è da banna, da sta portata. Ma che schifo, ma... Cammaledo, anzi, è in difficoltà. Alfio, dacci la mano tua, Giuliato, che ne può ammazzare tutti i poveri bestia. La cucina è infestata dai topi. Infestata, non esageriamo, saranno 12, 14, una cosa chissà. Un paio di famiglie sono, no? Ma lei stia tranquillo, stia tranquillo. Alfio, a te povera bestia, dacci una mano. Povera bestia, aiata, no, tu bestia e basta. Ma tu sei bene quello dell'ufficio igiene, fa chiudere il locale. Perché non mi ne chiedo dell'ufficio igiene? Ah, sì? Fai, la settimana scorsa. E allora? Una persona di una sensibilità. Trasiva da cucina e si scongiurtava e ne scivo che in cielo dopo due minuti. Ma ha vomito, guardi, venga, ci faccio vedere uno vomitava ancora. Ma dai, non è là. Come? È ancora là? E certo, scusa, c'ho la secchina dell'ufficio igiene, io come te levo. Ma guardi che schifo, ma per favore! Ma venisse, che ci faccio vedere! Ma me la smetta! Ecco, non me la andiamo da nessuna parte! Ci porti qualcos'altro, guardi! Ci porti qualcosa, un'insalata, qualcosa, un contorno! Un'insalata! A me, guardi, sì, sì. Un'insalata di cetriola, vuole? Ma come si permette? Abbiamo certe cetriole da banana. Ma sì. Vuole finire con questi doppi sensi? Ma quale doppio senso? Un cetriolo ci vuole un'insalata o no? Senta, no, no! Porti questa insalata, prima finiamo, prima ce ne andiamo, la prego. Ci attigo subito. Altio, un attimo l'insalata. Ti prego, lascia stare, ci mangiamo questa cosa, ce ne andiamo. Ormai, non la posso... Ma solo vedi, il parrucchino, io non più cucina, che schifo. Oh, va bene, ecco qua, signore. Ti prego. Ecco qua. Momento, l'insalata è lavata, spero. E chi se lava? Ma come si... Altio, insalata, lavasti! Se non risponde vuol dire che è sì. Taccio tuo assenso. Momento! Visto i precedenti, che cosa c'è in questa insalata? Come che cosa c'è? Dunque, cosa c'è? Questo è il radicchio. Questa è lattuga. Ma che sta facendo? Questa è chidarrizza. Questo è un cerotto usato. Due buttoni ci sono, è disgraziato che poi cerchi i buttoni. Ma... E basta, e sa mangiare. Ti prego, alzati, guardi, il suo comportamento è veramente inqualificabile. Prendi la cosa, noi ce ne andiamo, guardi, noi è incredibile. È uno schifo, è un'indecenza, portami da qualche altra parte, sì, guarda. Andiamo. Ma guarda che io sono il proprietario del locale. Ecco, a maggior ragione ce ne andiamo. Fa tutto schifo qui. Lei è un capone! Buttare. Avrà notizie dei miei avvocati. Avrà notizie da me senza. Andiamo, ecco, andiamo via. Arrivederci e grazie, addio. Andiamo via, andiamo via. Arrivederci. Ti prego. Aspetta che mi vibra il cellulare. Che? Pronto? Pronto? Sì. Siamo dalla polizia. Mi dica. Io sono il brigadiere... Faccia lei, non ha importanza. Mi risulta che lei ha ricevuto delle telefonate anonime ultimamente di un pazzo maniaco. Sì, guardi, poco fa mi ha telefonato uno, mi ha pure insultato, chiedendomi che se sono un commerciante di vini. Sì, sì. E ma cosa voleva? Mi chiedeva se aveva una bottiglia di Grand Bordelaine, eccetera, eccetera. Ha visto che siamo della polizia, che c'è un sì, sì, però sai che cosa mi ha detto? Che cosa? Se la picchi dove sa lei, questo porco. Ah, così ci ha detto? Sì, ha sì. Oh, e quanto tempo fa? Un'ora fa. E allora ora sa connescere che è a temperatura ambiente. Ma va, no, ma va,